Eder, Mac, Pallister. Nei primi mesi dopo l'omicidio di Liliana, con un gruppo di ricerca scovammo l'ipotesi che quella d'Ossaliniana fosse del Pollino e trovammo un parente di Visentin che faceva l'allevatore di api. Oggi Claudio Sterpin si sveglia e finalmente scopre questa cosa grazie ai suoi amici di Roma, Pisa e Cagliari. Allora, oltre agli inquirenti che dormono, dobbiamo dire che finora ha dormito anche Claudio Sterpin, perché se avesse seguito bene le cose lo saprebbe già da 2 anni e mezzo. Lei potrebbe, io l'ho detto già dall'inizio, che lei poteva essere stata raffreddata in qualche maniera e mantenuta al fresco. Quei 20 giorni famosi, prima di essere esposta, perché sennò si macerava, è chiaro. E allora niente meglio che un abbattitore, dopo è uscito, io questo l'ho appreso mesi, per non dire forse qualche anno dopo, che l'abbattitore è l'oggetto più indicato per fare questo lavoro, cioè abbattere in poco tempo la temperatura corporea verso i 2, 3, 4 gradi, non di più, che sono ideali per mantenerla a lungo. E poi è uscito che sulle foto di Liliana, purtroppo, e io ne ho viste alcune che sono veramente sconvolgenti, quelle dell'autopsia intendo, purtroppo per me, e avrei preferito non vederle, e ci sono tanti, diversi granelli di polline messi qua e là, allora, che sono sfuggiti probabilmente a chi non li voleva vedere. Io non ho visto le foto nell'interatezza proprio del viso, mi hanno mostrato solo il lato sinistro e già là ho avuto dei dubbi, ho chiesto se fosse stata picchiata, mi ha detto no, quello è un segno di ipostasi e dopo post mortem, che io dubito. In ogni caso c'era anche l'altra botta forte sulla tempia sinistra, come se fosse stata colpita anche con un'altra, con un altro oggetto, con qualcosa. E adesso vediamo cosa diranno appunto con questa autopsia, come ha già anche rilevato l'avvocato Cozza, senza spiegar bene tutto, sono stati trovati altri colpi e che devono essere dopo appunto relazionati. Queste lesioni sarebbero collocate su un fianco, se non addirittura sulla milza. Riferendomi a prima, volevo dire che sul corpo di mia sorella, quando hanno fatto l'autopsia tardi, poi hanno trovato anche delle tracce di ottidrossichinolina, che è una sostanza che viene usata per pulire questi congelatori, abbattitori delle arnie e delle api. Appunto, quando devono riusarle, usano questa sostanza. Sergio, dove ipotizzi che siano questi apicoltori? Il carso, sì. Claudio, c'è l'ipotesi che queste formiche non siano provenienti dal boschetto, magari vengono anche queste da Cagliari, Pisa o Roma? Potrebbe essere, io più di tanto non mi sono informato perché mi sono fatto in questi anni 1000 congetture, motivo per il quale una può valere l'altra, per dire. Un'altra che ho saputo da chi l'ha vista, eccolo se vogliamo, lei si teneva strette le mani a chiudere il giubbotto. Sì. Era come se in qualche maniera fosse intervenuta anche una morte per ipotermia, ed ecco perché il discorso dell'abbattitore regge. Lei potrebbe essere stata messa in abbattitore, ancora non, purtroppo per lei, io mi sono fatto 1000 idee sulla sua morte, purtroppo, poteva essere ancora viva, addirittura. Cioè, ecco, diventa anche un'omissione di soccorso in questo caso. Cioè, lei è stata messa in un abbattitore, probabilmente creduta morta, ma non completamente ancora così. Le due sue mani stringevano il giubbotto. Sono tutte cose che fanno pensare. Le formiche sono uno degli elementi, sono dappertutto in qualche maniera. Secondo me non ce n'era una in boschetto, se l'hai portata dietro in qualche maniera. Sì, io l'ho detto ai primi di gennaio del 22. Lei è stata portata là la notte tra il 4 e il 5 gennaio, punto. Non può essere altrimenti. Quel ghiottone di Sebastiano spesso con Liliana andava a mangiare nel ristorante della figlia di chef Giuliano. Sì, sono venuti un paio di volte. L'unica cosa così che posso dire è che forse lui era un po', come dire,
tra virgolette dittatore, nel senso che so che per le volte che sono venuti qua a mangiare ordinava sempre lui e la signora non parlava, non diceva niente, no? Quindi Sebastiano ordinava il menù per entrambi. Sì, esattamente, assolutamente sì, per cui rimani anche un po', non dico essere fatto, ma insomma, cioè, non si tratta di una creatura, di un bambino piccolo che chiaramente il genitore deve decidere cosa ordinare e cosa non ordinare, quindi ti lascia un po' perplesso, no? Non c'era dialogo in tavola. Sappiamo perfettamente quando si va in un ristorante non è che uno è despota che decide per tutti, ognuno insomma sceglie quello che vuole. Quindi Sebastiano ordinava il menù per entrambi. In questo caso sì, decideva lui. Quindi Claudio, tu hai bisogno di Cagliari, Roma e Pisa per scoprire determinate cose, però poi ti arrabbi quando è la procura a dormire. Beh, appunto, cioè, e soprattutto, cioè, a me fa specie che vengano fuori 2 anni e mezzo dopo. Cioè, questa giustizia italiana non è che è lenta, è un plantigrade, non so cosa dire. Hanno sepolto Liliana... con una vertebra rotta, lo sappiamo adesso, cioè hanno fatto tutte le indagini che loro hanno detto sufficienti ed era zero, cioè è stato fatto di tutto e di più. Io sono stato tacciato di fare del vaniloquio sul quotidiano locale, sono stato tacciato di questo e dopo, grazie al mio vaniloquio e quello di tanti altri come me, oggi per fortuna siamo qua ancora a parlarne, perché se no questo caso doveva essere chiuso 1 anno e mezzo fa per suicidio, punto e basta, pietra sopra. Non è stato fatto niente dalla procura per cercare un indizio, zero. Anzi, se venivano trovati venivano dimenticati subito. Questo doveva essere un suicidio, punto e basta. Questo è... che fa non imbestialire le persone, io sono imbestialito, se si può dire, per questo motivo, negligenza. Io dico intanto che il fatto della temperatura per me è relativo, perché non è che cambi tanto. In quel periodo, quell'anno, l'inverno era particolarmente mite, tra l'altro, e anche questi 4 gradi di differenza non cambia niente, perché dipende anche dalla zona che è stata fatta. La rilevazione del boschetto e dicono via Giulia e basta andare da un'altra parte e possono essere 5, da un'altra 3, non cambia niente questo qua. Il fatto invece che lei avesse i colpi, io avevo già chiesto al momento del riconoscimento, che appunto mi è stata mostrata con una fotocopia di una fotografia. Io pensavo di andare all'obitorio e effettuare il riconoscimento, cosa che non è stata fatta. Mi hanno mostrato questa fotocopia con la faccia, quel lato del viso sinistro, che non si vedeva niente. C'erano un po' di vasi capillari rotti, che sembrava appunto, io chiedevo se fosse stata picchiata. E mi ha detto no, quelle sono segni post mortem, ipostasi, che io dubito, e non mi hanno mostrato il lato destro. Cosa che io ho visto dopo, quando appunto abbiamo avuto tutti gli atti per chiusura di indagini per suicidio, e l'ho visto invece che il viso era tutto bastonato. Adesso anche esce che ci sono altre lesioni. L'autopsia, la prima, e di primo acchito hanno detto che c'erano anche delle lesioni, ma non sono rilevanti con la morte, e c'erano tante cose che sono state appunto dette. E invece dopo, nell'autopsia, che diciamo che era quella definitiva, no, dicevano non è rilevante, e non hanno più non hanno controllato niente. Questo è Gabriella, quindi nella collezione di sviste c'è anche una vertebra rotta. Sono proprio adesso, sa, sentire ancora una vertebra rotta mi fa capire che, per la verità, sto suicidio non ha mai retto. Ecco, l'unica cosa che voglio chiarire e far capire, ma proprio chiaro a tutti, che il fascicolo del 2023 è aperto per sequestro di persona e omicidio volontario. Ecco.
Dopodiché, quello che ci tengo anche a precisare è che ci sono 25 punti del GIP che dovranno essere chiariti, mi auguro che sono stati o sono iniziati ad essere chiariti, perché questo non ci si può basare, visto quello che sta emergendo, solamente sulla medicina legale. Parliamo di indizi, mancano gli indizi, ci sono tanti indizi, no? Non è inutile che continuino a dire mancano dati oggettivi. Allora, una cosa che volevo sottolineare è proprio un'intervista che mi ha colpito tantissimo il giorno 5 di gennaio 2022, dove il marito, in diretta nazionale, prima del ritrovamento del pomeriggio, ci dice: Lilly è da qualche parte qui vicino. Lei non sa, nel pomeriggio quando hanno trovato Liliana, a me si è accapponata la pelle, capisce? I peli, tutto si è accapponato. Dopodiché volevo dire che c'è una perizia informatica in piedi, appunto come state sottolineando voi, che qualcuno è entrato a toccare. Dovete spiegarmi chi può avere interesse a toccare i telefoni, soprattutto i numeri di Claudio. Posso dire quello che penso? Chi è entrato in quella casa aveva un ben interesse di guardare i telefoni, proprio il numero di Claudio, e che strano, era acceso il telefono, perché quei due PIN, un l'iPhone non aveva il PIN. Stranamente quello che usavano entrambi aveva il PIN, quindi chi è entrato, sto sconosciuto, ha avuto anche sedere a trovare il cellulare aperto. Però quello che io proprio dentro di me sento, che chi è andato in casa è andato per prendere pantaloni, biancheria intima di Lilly nuova e pulita. Ecco, questo penso. E dopodiché aggiungo e cerco di terminare, perché altrimenti non mi fermate più, che nelle indagini del GIP nuove si parla della GoPro, perché sta emergendo sempre di più che quei filmini che volontariamente il coniuge ha consegnato sono del cellulare, quindi posso averlo. Io ho fatto tante volte i filmini, taglia, metti, cuci, quindi è impossibile che la procura, gli inquirenti abbiano copiato da un cellulare i filmini senza avere la scheda originale. Mi lascia molto perplessa questo, perché alla fine dico io, a un dato momento, proprio al 5 di gennaio, lui addirittura ha fatto una specie di maschera là per far vedere il suo telefonino. Ma perché non ci fa vedere il primo della serie? Perché non ci mostra la fattura che dice che ha comprato i primi di gennaio la GoPro e inizia con 440, 450, che so io? Ma quanti filmini ha fatto sto uomo? E dopo in tutte le interviste dice: ma sì, stavo provando perché non sapevo come si usa. Ma voi capite? È una cosa che non capisco, le fazioni tra marito e parenti. Siamo tutti, parliamo di ricerca della verità di Lilly. Lui disse anche una volta in TV: la verità sta nei telefoni. Bene, perché non ha preso un consulente anche lui per una perizia informatica? Penso che sarebbe stato logico questo. Non capisco perché ultimamente i consulenti del coniuge continuano a ribadire che è un suicidio. Ma cerchiamo la verità? Cosa cerchiamo? Perché dobbiamo creare delle fazioni su una verità? Perché? Non esistono fazioni in questo. Ci deve essere solo una verità. E adesso, se mi state confermando o da parole che escono così involontariamente, c'è la vertebra rotta, non potete confermare ancora che ha sbattuto dappertutto. Lei ha delle lesioni in testa, una sepa che lo stesso operatore della scientifica lo dice, che mi creda, è un trauma bello grosso, ha delle formiche stampate. Io non capisco niente di medicina legale, ma mi ha colpito, le dico francamente, quando ho letto l'autopsia, che da proprio da persona profana, non sono riusciti ad andare dentro con l'ago nel bulbo oculare, e due sono le storie. Se il corpo era tanto fresco, perché non sono riusciti ad andare con l'ago dentro? Altrimenti vuol dire che sta qua aveva l'occhio secco, oppure era in un posto freddo. Ha ragione Claudio, vi è stata mantenuta in un posto freddo. Ecco, questo è quello che penso io. Questo è un occultamento di cadavere, successo da qualche parte. E io personalmente penso non lontano da Rione.
Ecco, dopodiché il corpo è stato occultato, questo è scontato, perché altrimenti abbiamo avuto anche da altre televisioni che gli animali avrebbero comunque attaccato, se non altro al sacco, quelle cose là, ma poi non risultano le impronte sui sacchi, sembra che abbia i moncherini. C'è il nodo lasso che stanno dimostrando e hanno dimostrato che è legato al rovescio, cioè che una persona ha fatto quel nodo, lo capite? Io vorrei capire anche sui lacci delle scarpe, vedere perché ha quel piede così macerato. A un dato momento questi traumi nel viso, mi spieghi una che si fa, che va a suicidarsi, ma proprio lo dico, come può avere quei traumi in faccia? Ma perché li dovrebbe poi avere? Non capisco. E non è possibile che sparisce davanti a me. Lei è sparita davanti a me. Punto. Questa è la verità. Un minuto e 50 di differenza, qualcuno la raccoglie. Perché se lei quel giorno proseguiva per andare avanti alla Wind, io con il mio passo, che abbiamo fatto lo stesso, avremmo dovuto fare lo stesso percorso, la raggiungevo, perché si vede che marcio praticamente invece che camminare. Quindi l'avrei raggiunta. Io quel giorno, se solo avessi potuto raggiungerla, almeno quel giorno non sarebbe morta, lo capite questo? Ecco. Anche se Gabriella avesse raggiunto Liliana non sapendo cosa sarebbe accaduto quel giorno, l'avrebbe al massimo salutata, la storia difficilmente la si poteva cambiare. Lei una settimana prima mi dice tengo duro, manca poco. Non ho percepito cosa significa tengo duro, manca poco. E perché era una cosa così nei nostri caffè, lei veniva su, le compravo, mi creda, il caffè alla nocciola, perché lei era di una golosità unica. Ecco, a un dato momento eravamo persone indipendenti, lei ha sempre lavorato, io ho sempre lavorato, ma come possono dire lei non ha detto niente ai coniugi, ai mariti, ai amanti? Ma una di 63 anni che ha sempre fatto i fatti suoi, ha dovuto arrangiarsi per tutti, deve andare ancora a raccontare i fatti suoi che ha l'amante che sta per lasciare il marito? Ma dove siamo? Quello lo fanno a 20 anni le bambine. Non stiamo a raccontarci qui le barzellette, stiamo parlando di fatti seri. Parliamo sempre, anche adesso, il fatto prima, parliamo sempre di tutti felici, chi 25 anni, e vediamo sempre femminicidi ogni giorno qui. Ogni giorno. E tutti, anche il servizio vostro prima, erano felici. Partizio. E dopo vediamo in bara, le vediamo in bara, anzi qua neanche in bara non le abbiamo vista più, perché anche quello non è rimasto più niente, perché secondo me il coniuge dovrebbe mostrare la fattura ai familiari del funerale, perché anche lui dovrebbe rivoltarsi a questo, perché mettere in una bara praticamente di cartone, di quelli che si usano per la cremazione, non era previsto, perché la procura ha detto non deve essere cremata. Quindi andava in una bara adeguata, e le dirò di più, io se fossi stato il marito, non vedere che c'è dentro il telo, il raso, quello che si mette in addopo a una bara, il tuo amato, un cuscino, e vedo che sta ancora nel sacco salma, qualcuno dovrà pagare per questo. Io credo di sì, e anche il marito deve farsi avanti per questo. Grazie, perché era Gabriella. Sua moglie, Cristo, era grazie. Sua moglie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.